Ciao a tutti, ciao bimbi, come state? Io e Anna abbiamo deciso di continuare il progetto delle stagioni insieme a voi e vogliamo dedicare questo video al nostro albero dell'appello. Eh sì, perché proprio grazie al nostro albero dell'appello che abbiamo capito come passa il tempo, come cambiano le stagioni e che cosa accade in ogni stagione. Abbiamo iniziato con l'autunno e abbiamo messo le vostre fotografie in alcune foglie. Poi è arrivato l'inverno e abbiamo cambiato le foglie con, come dite? Non vi sento. Bravissimi! Con le palline di neve. Ma da qualche giorno siamo entrati in primavera e quindi il nostro albero dell'appello dovrà cambiare di nuovo. Ma non siamo a scuola e non abbiamo il nostro albero dell'appello. Oggi faremo insieme il nostro albero personalizzato, quello di casa. Cosa ci serve? Semplice, delle forbici, dei pastelli a cera, ma vanno benissimo anche i pastelli che avete a casa, e un foglio di carta bianco e un cartoncino colorato per vedere l'effetto. Prendiamo proprio il foglio di carta bianco, lo pieghiamo a metà, riprendiamo le forbici e lo tagliamo la metà. E se riuscite, magari facciamolo insieme, perché così è anche più divertente. Adesso che cosa ci servirà? Ci serviranno degli scarti. Degli scarti. Ma cosa sono degli scarti? Gli scarti, bimbi, sono quegli oggetti che non ci servono più e che abbiamo deciso di buttare. Ilaria, ma se abbiamo deciso di buttarli, magari li abbiamo anche già buttati e quindi non li abbiamo più. No, no, no. Qui è il divertimento. Iniziamo una caccia al tesoro per tutta casa e sono certa che qualcosa uscirà fuori, proprio come ho fatto io. Io, ad esempio, ho trovato questo pezzettino di tulle, perché questi oggetti che dobbiamo trovare devono essere un po' ruvidi e un po' anche in rilievo, così vediamo poi che cosa succede sotto. Poi ho trovato questo divertente pezzettino di gomma piuma. Poi ho trovato un pezzettino di feltro perché non si butta via niente. E guardate questa è la carta con le bolle, è molto divertente. E poi ho trovato anche un pezzettino di tela. Io prendo questo. Voi quale prendete? Lo prendiamo, mettiamo l'elemento sotto al foglio, iniziamo a prendere un gessetto e iniziamo a colorare. Vedrete che bellissima composizione uscirà fuori. Possiamo colorare come più ci piace, come vogliamo. Possiamo anche cambiare il nostro scarto. Possiamo anche cambiare il nostro gessetto, perché ogni scarto ci farà vedere nel foglio bianco una differenza di composizione. L'importante è che noi utilizziamo tutto il foglio e possiamo andare in lungo, in largo. Possiamo andare dritto, come più vi piace. L'importante è che vi divertiate. E un'altra cosa, bimbi. Se vi sporcate le mani, non succede niente, perché tanto poi andremo in bagno e ce le laviamo bene bene con l'acqua e il sapone, soprattutto poi in questo periodo. Adesso prendiamo di nuovo il nostro foglio e di nuovo le nostre forbici. E iniziamo a tagliare delle striscioline fino alla metà del foglio. Possono essere lunghe, corte, possono essere grandi, piccole, come più vi piace. Prendetevi tutto il tempo che volete. Tanto adesso, bimbi, di tempo ne abbiamo veramente tanto. Adesso questo è il nostro albero, questo è il nostro tronco e queste striscioline svolazzanti sono proprio i nostri rami. Mettiamo sul cartoncino, mettiamo in ordine tutto il nostro tavolo, così possiamo vedere bene quello che succede. Ecco, adesso prendiamo il nostro primo ramo e tac,
andiamo in diagonale, la prima piega e la seconda piega. E così continuiamo anche con gli altri rami. Piegateli come più vi piace, eh? L'importante è sempre che vi divertiate. E poi un'altra cosa, dobbiamo pensare a come cambiare le nostre palline di neve. Magari, se volete, lo vediamo anche nel prossimo video, eh? Allora, il mio albero è quasi finito. Chissà anche il vostro come sarà. Questo è il mio. Spero vi piaccia. Intanto mandateci dei video e delle foto, perché anche io e Anna siamo curiose di vedere il vostro albero. Vi mando un grandissimo abbraccio, un bacio virtuale da me, da Anna, Giusy, Ornella e Sabrina. Al prossimo video, bimbi! Ciao!